La regione toscana merita di essere ancora guidata da un centro-sinistra che ha delle idee, che ha dei programmi, che ha dei valori che tengono al centro soprattutto la persona. Questo è importante in politica. La riconferma in regione toscana e la riconquista del comune capoluogo, questi gli obiettivi principali del Partito Democratico che ha presentato i suoi candidati alle prossime elezioni regionali. Lucia De Robertis, attualmente vicepresidente del Consiglio regionale, guiderà la lista. Lavoro e salute, i binari su cui dovrà camminare l'azione amministrativa. Bisogna creare lavoro perché davvero possiamo mettere in campo tutto quello che vogliamo, ma se una persona lavora è una persona serena, una persona che si conferma all'interno della comunità che rappresenta, questo per noi sarà una sfida importantissima. Sfide sono tante, ma non ultima quella di riportare anche questo comune, insomma, alla guida del centro. Assolutamente sì, per me è un'assoluta priorità come la mia candidatura in Regione Toscana. Naturalmente io abito ad Arezzo, vivo qui, ho avuto l'onore di amministrarla e noto la differenza che si fa nel mettere al centro o meno i diritti delle persone, degli ultimi, dei cittadini, delle imprese. Insomma, c'è bisogno di una bella scossa e credo che se uniti tutti insieme potremo dare una mano a riconquistare anche il comune di Arezzo. Vincenzo Ceccarelli, assessore uscente ai trasporti e alle infrastrutture, punta oggi più che mai, per il territorio aretino in particolare, alla posa della prima pietra dell'eterna incompiuta, la Due Mari. Realizzazione delle infrastrutture, prima fra tutti quando siamo ad Arezzo, la realizzazione della Due Mari per quanto riguarda il nodo di Arezzo e per quanto riguarda la connessione con la E45. Credo che siamo alla svolta decisiva perché in questa legislatura siamo riusciti a far avere le risorse per un progetto esecutivo che ANAS sta facendo, ma soprattutto a far inserire la E78 tra le 34 opere strategiche che saranno oggetto di commissariamento e quindi garanzia di risorse e di maggiore celerità per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione. Però in questa legislatura, per quanto riguarda per esempio la viabilità regionale, noi stiamo vedendo il completamento della strada regionale 69 in Valdarno, molti interventi sulla 71 sia in Casentino sia in Val di Chiana, realizzazione delle ciclovie, quella dell'anno in primis. Quindi direi davvero che ci presentiamo con un bagaglio di cose fatte, chi avrà voglia anche di verificare i nostri consuntivi e anche con l'energia, con l'esperienza e con la passione per fare tante cose nuove, importanti, perché la Toscana, che è la regione forse più conosciuta, ammirata nel mondo, possa continuare, grazie ai toscani, ma anche a chi l'ha amministrata, ad essere una regione riconosciuta per la sua cultura, per il suo paesaggio, ma anche per la sua civiltà. E noi vorremmo dare ancora un contributo in questo senso.